persona. Amen. Guardate quante anime. Alleluia. Alleluia. Pieno di anime, fratelli. Molti stanno ascoltando, alleluia! Entreranno nel gloria regno all'Eterno Dio potente. L'ha detto Gesù Cristo. Guida con potenza, Signore, ungi Stefano, Padre, ti prego. Nel nome di Gesù. La terra passeranno, tutto passerà, finirà. Ma la parola di Dio dura in eterno. Ed è questa la parola che predichiamo. Se tu credi nel tuo cuore e lo confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, che Gesù è il Salvatore, se lo credi tu sarai salvato. Questo dice la parola. Ragazzi, sperimentatelo anche voi. Sì, si predica, si pratica, si vive. Alleluia. Credete. Ascoltatemi un attimo e guardatemi negli occhi. Voi avete un animo, hai un animo, non pensare soltanto a queste cose, non pensare solo a divertirti, a vivere nei piaceri mondani, terreni. Noi abbiamo un animo, è la verità, e la nostra anima ha bisogno di Gesù Cristo. Amen. Forse adesso è difficile da capire, anch'io prima non lo capivo, ma la tua anima ha bisogno di Cristo, perché senza di Lui la tua anima è in pericolo. La tua anima senza Gesù, senza la fede, è a un passo dall'abisso e nemmeno te la accorgi. Sai perché? Perché la morte può arrivare all'improvviso. È così. Sapete, mio nonno, vi racconto brevemente, mio nonno fu un immigrante in Sud America, costruì una bella casa, aveva soldi, denaro e faceva dei bei progetti, ma mio nonno morì a 45 anni e tutti i soldi che lui aveva rimasero lì, non portò via nulla. La morte arriva quando meno ce l'aspettiamo. È così. Io sono qui a predicarvi la verità. Io non voglio i vostri soldi, non vi chiederò soldi, ma voglio la vostra attenzione, qualche minuto. Alleluia! Affinché riflettiate. Tu hai un'anima, cari. Io ho un'anima. Certo. E io personalmente non so se domani mi sveglierò. Ascoltate! Il domani non ci è garantito. Il domani non ci è assicurato. Il domani non ci appartiene. Io personalmente non so se domani mi sveglierò dal letto, ma la cosa più importante è che io ho fede nel Re dei Re e che se io muoio adesso vado nel Regno dei Cieli, perché gli angeli mi prendono e mi alleluia, grazia, gloria all'Eterno del Signore potente. Questa è la fede. Questa è la vera ricchezza. Non ti aggrappare alle cose materiali. Oh, ma anche se stai perdendo lo show. Non ti aggrappare alle cose materiali. Alleluia. Non vivere solo per spandi il tuo spirito, Padre. Shuri karaba. Zegedeghe. La tua anima. Kindama shui. Perché senza di lui c'è un grande vuoto dentro di noi. Io ero un depresso. Ero un uomo che avevo un vuoto dentro di me. Anche perché tu. Non volevo riconoscere il Signore, bestemmiavo, mi cercate Gesù, facevo tanti peccati, cattivi desideri, perché la carne è debole, ascoltate, l'ha detto il Signore, la carne è debole, e se noi non abbiamo fede, ascolta, i desideri della carne ci dominano, i desideri della carne ci trascinano alla perdizione. Ma Gesù, Gesù Cristo vi vuole illuminare. Al burka però lui. Gesù Cristo vi vuole guidare. Gesù Cristo. Fallo svenire. Gesù Cristo vuole illuminare le vostre vite. Ecco perché predichiamo. Amen. Alleluia. Chiedi a Gesù. Nel nome di Gesù, Padre. Chiedi a Gesù. Tocca ogni cuore di pietra. Libera, Gesù. Spezza le catene.
Alleluia anche a questi giovani, Padre, illuminali nel nome di Gesù, che Satana vada via da questi ragazzi nel nome di Gesù. Le nuove generazioni, le nuove generazioni, vedete come sono ribelli le nuove generazioni, come ai giorni di Sodoma e Gomorra. Le nuove generazioni sono così: immoralità, promiscuità sessuale, aborti, omosessualità, adulterio, peccati su peccati, stanno distruggendo la società. Ma ti vogliamo dire, Gesù ti vuole salvare, Gesù ti vuole salvare, Gesù ti vuole salvare, Gesù ti vuole salvare. Chiedetemi se la Gesù. Non sono i preti, sono musulmani. Non devi chiedere perdono a un prete o a un papa, anche loro sono uomini peccatori. Ma l'unico che ci perdona è Gesù Cristo, che morì per noi. Questa è la verità. Molte persone con le quali parlo mi dicono: io credo in Dio, ma non nei preti, non nei preti. Io credo in Dio, ma non nei preti.